per divertirci insieme, trascorrere questa bella serata. Assolutamente, una serata all'insegna del guardare avanti. Mi piace pensare che questa sia una serata che ci vede ognuno protagonista con uno sguardo verso un futuro e anche verso la gioia di stare di nuovo insieme e celebrare la cultura, celebrare la voglia, il desiderio di stare insieme, i bei libri, la bella narrativa e questo stupendo paese che ancora una volta per il 10° anno vede protagonista in questi temi. 10 anni. Sono tanti. Però non si vedono i segni del tempo, eh? I segni del tempo non si vedono. Decimo anno, ricordavano, tanti anni, un vissuto importante per la nostra città, per la nostra comunità. Stiamo segnando qualcosa che rimarrà nel tempo. È un nostro augurio, l'auspicio e soprattutto chi dovrà raccogliere i testimoni domani lo senz'altro ricorderà questa straordinarietà. Quindi 10 anni in questi termini, nei 10 anni appunto qualcosa di eccezionale. Questo eccezionale che sta tornando di pari passo rispetto a tutte le nostre buone volontà, perché poi Caffè Corretto ha dimostrato in questi anni di essere presente, e se qualcuno pensava che si arrendeva in questa occasione aveva fatto i conti male appunto con la loro caparbietà, con la loro voglia di mettersi sempre in discussione e di far sì che a Cave la cultura sia un appuntamento importante appunto e che rimanga nel tempo. Persone, questo clima, questa musica, qualcosa che... D'altra parte l'ho anche fatto dire al professore, per vivere deve essere letto e il fatto di leggerlo è una sorta di completamento di quello che è stato scritto. Alice Cappagli, vincitrice di questa 10ª edizione del premio letterario Caffè Corretto Città di Cave. Benvenuta Alice. Buonasera, grazie, ringrazio tutti, ringrazio il vostro calore umano, ringrazio la vostra fantasia, ringrazio la vostra presenza e veramente avete fatto miracoli data anche questo problema degli spazi e della convivenza con tante persone. Cioè, molto molto ben organizzato, non sembra quasi. Sembra che ci sia tutta Cave. In effetti c'è qui per Caffè Corretto Città di Cave, il premio letterario, c'è una bellissima rappresentanza della cittadinanza. E lei è la prima volta che viene qui a Cave? Sì, io non l'avevo mai visto questo posto e ero curiosa perché comunque sapevo che era vicino a Palestrina, che è in questa zona qua intorno a Roma, in mezzo alle colline, che ha questa bellissima natura verdeggiante che devo dire è una grande ricchezza anche per voi. E poi insomma sapevo che c'erano delle iniziative, però non avrei mai immaginato in vita mia che
mi sarebbe toccato proprio a me, insomma, e questo mi fa veramente molto molto piacere. Il suo libro ha ricevuto vastissimi consensi da parte di Caffè Corretto. C'è stata poi tutta quanta l'attenzione per ridisegnare in base al tema la luce, i giochi di luce, in base al tema del libro, quindi Niente che a Fredo Spinoza, il titolo vincitore di questa 10ª edizione, tutta la location. Che sensazione immersiva ha avuto venendo qui? Ma io mi sono sentita calata nelle pagine del mio libro, soprattutto devo dire che ho trovato geniale questa capacità creativa che riguarda proprio la creazione della luce, dei riflessi, della moltiplicazione dei raggi del sole, perché poi qui c'è una splendida serata ventilata che vorrei che arrivasse a tutti, sì. Un clima meraviglioso, secco, e che mi ricorda un po' anche quello di Livorno, anche se Livorno è un po' più umida per via del mare. Però questo gioco di luci, questo colore vivace, così moltiplicato, così esposto, così creato, è veramente entusiasmante per me. Cioè, mi dà proprio l'impressione di come queste parole che ho usato siano veramente arrivate non solo al cuore, ma anche alle mani di chi ha costruito tutto questo. L'evento, poi le tazzine. È veramente tutti i dettagli che sono poi quelli importanti, questi punti che poi vengono poi legati.